Ciao a tutti, eccomi in Zelda, la maschera di Majora. Sono ritornata indietro nel tempo e sono venuta qua, nella stanza sempre a sud del palazzo, perché oggi voglio fare una cosa. Visto che ho la maschera, ho preso la maschera per interagire con questi, vengo qua e vediamo un po' che mi dicano. Interagiamo con le pietre. La misteriosa pietra regge la maschera, ecco le sue parole, sembra che tutte le statue bizzarre messe in fila vogliono essere dello stesso colore. Vediamo un po' cosa mi dice questa. La misteriosa pietra regge, ecco le sue parole. Chitarra marina, poi. Ecco le parole. È diversa dalle altre, cambia quando viene suonata la cornamusa del risveglio. Ok, del risveglio. Ah, la cornamusa del risveglio. Quindi non è l'ocarina, cornamusa, ce l'ha il Deku. Vediamo un po'. Ah, risveglio, suona il risveglio, che è questo. Vediamo se succede qualcosa. Eh sì! E vai, che cos'è? Statue e chiacchierone. Hai suonato una melodia della statua e chiacchierone, la fossa sud delle pianure di termine e hai cambiato il suo colore. Quindi devo cambiarle tutte e quattro adesso. Devo trovare la quarta, cioè non la quarta, l'altra. Allora, allora sì, ho capito. Praticamente ci sono tanti, perché le ho già ritrovate queste buche con altre pietre. Devo andare a trovare quest'altra buca dove ci sono le pietre e andare a risvegliare quella l'altra pietra messa in fila. Mettiti il cappello a coniglio. E così poi alla fine coloro tutte e quattro le pietre. Vediamo se risolviamo questo mistero delle pietre. Corri, corri, Zelda, corri. Sì, Zelda, oh, allora so proprio soda. Corri, Link, corri, corri. Vai, tiro anche questa. Una è qua. Ok, infatti eccola qua, la prima è verde. Suoniamo, mettiamoci da Deku. E ora non esagerare, dai, non può fare male, non fa male, non fa male. Vediamo un po'. Risvegliamo anche questa. E due risvegliate. Statue chiacchierone. Vediamo un po'. Statue chiacchierone. Hai suonato la melodia della statua chiacchierona nella fossa S della pianura termina e hai cambiato il suo colore. Allora, andiamo a cercare l'altra, un'altra. Fascia, fascia, fascia. Qua, 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 la porta è qua. No, leva, leva, leva. Ok, andiamo. Andiamo su. Bisogna andare su in cima. Da dove posso passare per andare su in cima? Ci dovrebbe essere una salitina. Se non ricordo male. Vai, vai, vai! Mi fa fare tutto il giro, guarda, guarda, guarda. Eccolo, eccolo, no, 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 no. Questo è un muro, anzi è una porta. Eppure c'era la salita, eh. Guarda, guarda, tutto il giro mi ha fatto fare tutto. Vabbè, entro dentro e la vado a prendere dalla parte nord. Dove sono qui? Cronopoli Ovest. Ok. Cronopoli Sud. Qua, qua. Mancava poco però, eh. Non ho fatto proprio tutto il giro. Salve, salve, salve. Noi andiamo. Cioè, noi, io e il mio coniglio in testa. Vado. Eccola qua. Dovrebbe essere questo. Se non ricordo male. Eccole qui, infatti, tutte le pietre. Mettiamoci dal cespuglio di Waco. Sì. Poi mi metto questa cornamusa qua. E poi. Canzone di risveglio. A, X, A. X, L, Y, L. Vai. Terza pietra. La miseria, la miseria. Sì.
Torniamo indietro, ne manca solo una. Rimarrà solo una. Torniamo indietro. Togliti la maschera, perfetto. Invece sapete che avevo fatto tutto il giro? Non l'avevo visto perché correvo troppo vicino. Con maschera coniglia. Perché ora che devo trovarlo uno qua. Ok, qui. Mettiamo strumenti, la maschera bomba. Y. Esplodi. Bene. Togli pure. Sì, vai. Ed eccolo qui. Allalala, cosa c'è là su scema? Vediamo, ce l'ho l'arco. Ma strumenti. Sì, ce l'ho anche 30. Vieni. Ho visto qualcosa. Vediamo un po'. No, però ormai ci sto facendo sempre più caso a questi. Oh oh. Ah, sono api. Vai, fatti fuori. Mi metto giù spogliateco. Sì. Suono la cornamusa. Che è. Sai. Ah, tornata indietro, son. A, X, L, Y, L. Vai. Attenzione, attenzione, cosa sta succedendo? E ho ottenuto un frammento di cuore! Yes! Quanti me ne mancano per fare un altro cuore? Quindi il mistero dell'estate chiacchierone è stato completato. Bene. Ottimo. E un altro frammento di cuore è andato. Vediamo un po' gli strumenti. Maschere, strumenti. Dietro, nessuna mappa. Inventario, eccolo qua. Niente. Torniamo indietro. Sono sempre agli inizi, si vede. C'ho poca roba nell'inventario. Ok. Aspetta, leviamoci il cespuglio perché qui se no ci faccio notte. Poi mi metto il cappello da lepre e via. Andiamo, andiamo. Uf, uf. Rientriamo qua. Poi volevo andare. Aspetta un attimo. No, no, era a sud. No, non era. Dov'è? Sì, no, è qui dove volevo andare. Qui, qui, qui. Mi sembra qui. Fuori la finanza e ne ha posto. Dai, che la signora, ho salvato la signora, ora ho da comprare il portabombe. Andiamo qua. Questo cos'è? Bazar. Ma questa c'era entrata prima? Sì, l'emporio. Torno indietro. E poi. Aspetta, c'è un altro qui però. Bada! Quella mi sembra una bomba. Sta a vedere se non è questo? Ma voglio girare. Eccolo qui. Negozio delle bombe. Andiamo a comprare il portabombe. Benvenuto. Parla col negoziante. Il nostro negozio è appena arrivato. Un portabombe. Certo, grazie a me. Parla. Ok. Ah, ok. Aspetta, aspetta. Signora, si ricorda di me. L'ho osservata io. Un bravo ragazzo. Mi aiutate così possibile. Finalmente. No. Ma non andare più a prendere portabombe in piena notte. È un invito a nozze per i malintenzionati. Tra l'altro mi è giunta voce che la ladruncolo si aggiri nella periferia della città. Vabbè, poi lo vado a cercare. Aiuto! Uno starnuto, scusate. Il nostro sogno più grande è sempre stato quello di vendere portabombe grandi. Ora che non si possono più acquistare oggetti fabbricati dai Goron, l'occasione è propizia. Non voglio che tu ti succeda niente di brutto, ma. Allora. Sì, però io vorrei comprare proprio. Prova il nostro portabombe. Ascolta, ma. Non voglio che tutto. Ok, allora vado di qua. Basta che me le fate comprare. Benvenuto. Ah, eccolo qua. Radiomine. Belle. 30 bombe. Beh, però mi costa 90. Devo andare a prelevare. Quindi devo andare a prelevare e tornare. A prelevare dalla banca. A prelevare dalla banca e mi vado a prendere così poi il portabombe. Via, 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 c'è da prelevare, via, 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 correre.
Prelevo, prelevo, sì. 100, 100, 100, 100. Costa 90 quello, prelevo, prelevo. Allora, aspetta. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta. Niente, niente. Faccio una cosa. No, 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 di qui. Da qui. A questo punto, non mi vado da soldi perché non ho un borsello abbastanza grande, poi lo comprerò. Andiamo, vado di qua. Vado a prendermi le rupie da là. Vado di qua. Dove l'ho trovato, ci dovrebbero essere sempre. Visto che sono tornato indietro nel tempo. Vai. Apri. Infatti, eccola qua. Ma mi sono... 99 al massimo le posso portare, perfetto. Quindi, le 11 rupie me le sono giocate. Va bene, non importa, andiamo, andiamo a comprare... Qua. Sono in... No, è di qua. Salve, signore. Sì. Va bene. Allora. Questo lo compro. E vai. Così mi sono comprata il portabombe. Così. Tanto per. Ha acquistato un portabombe in grandità. Ora puoi trasportare ancora più bombe. Grazie mille. Poi me le acquisterò le bombe. Ora sono un po' impegnata, scusate. Beh, dai, io direi che per oggi, anche con questo super acquisto, possa bastare. Io vi saluto. Anzi, vado a salvare. Poi, sì, no, vado a salvare. Mentre vado a salvare, vi saluto. Ciao a tutti e vi rimando al prossimo video.